Con Mimmo Domenichini vogliamo parlare di Desarpa. Desarpa tanto attesa qua a Morgier, quest'anno anche sarà ricca di sorprese. Allora, un evento che tutti stanno aspettando perché è una tra le più belle Desarpe della Valle d'Aosta. Certo, quest'anno è il 7 di ottobre e io, Hermes e tutta la squadra della Proloco ci siamo già attivati per preparare qualche sorpresa nuova per quest'anno. E le sorprese saranno la banda musicale di Courmayeur che è stata invitata, abbiamo chiesto ai Salerain, dovrebbero esserci anche i Salerain, e ci sarà di nuovo le novità per i bambini, rifaremo di nuovo la fontina nella piazza con i frutti dell'anno scorso e tanto altro. In quanti scenderanno dagli alpeggi? Ma ne spesseremo, dovrebbe essere intorno alle centinaia di mucche quest'anno. So che c'è anche un'azienda che addirittura con le mandrie partono dal piccolo San Bernardo e arrivano fino a Morgier. Sì, è l'azienda agricola Canson, che loro hanno gli alpeggi anche sul piccolo San Bernardo e loro scenderanno fino a Morgier per la Desarpa. È molto sentita la Desarpa della popolazione, vero? No, è molto sentita. Secondo me è un po' di anni che la stiamo facendo, bisogna dire grazie a Hermes Pavese che ha avuto l'idea di farla e noi l'abbiamo condivisa e oggi siamo qua a farla di nuovo perché è stato un successo. Quindi dobbiamo anche essere grati a questi allevatori che passano 100 giorni in alpeggio, una vita durissima, però sia per il bestiame sia anche per i prodotti caseari come la fontina di OP, diciamo, questo è il fiore all'occhiello di tutta la Valle d'Aosta. Certo, vi voglio dire grazie a questa gente qui, insomma, ci forniscono dei prodotti che sono l'eccellenza della Valle d'Aosta. Oltre a seguire la Desarpa poi c'è anche un capannone per poter degustare i piatti chilometri zero sempre preparati da voi. Sì, esattamente, e lo faremo sul campo sportivo dove c'è il palais e prepareremo tutti i piatti tradizionali per tutti i campagnar e per tutta la gente che ha voglia di venire da con noi a mangiare.